Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Riduceva, adesso non entriamo nel merito, perché diciamo questo l'abbiamo già discusso tanti mesi fa ed è anche noioso tornarci sopra, perché ormai è chiaro, nessuno ha detto che il vaccino immunizza, il vaccino ti protegge e riduceva la potenza del contagio. C'è scritto nella legge. Però questo ormai tutti gli scienziati riduce sono d'accordo. Riduce la potenza del contagio. Riduce, esatto, questo era il tema, nessuno ha detto che ti immunizza definitivamente. Adesso però il tema non è neanche più questo, perché sull'efficacia dei vaccini mi pare che ci siamo, miliardi di dosi in tutto il mondo, dagli Stati Uniti, tutti i paesi democratici e civili hanno vaccinato la popolazione, quindi il tema, diciamo, non è se funziona o non funziona, il tema è solo politico oggi, il tema è solo politico. Allora, strizzare l'occhio, tu dici tra due mesi è più interessante, che cosa sarebbe accaduto tra due mesi? Questo è il tema più interessante, perché ci sono due aspetti. Il primo, l'ordine dei medici su questo dovrà dire qualcosa nella sua autonomia di gestione di una professione. E io mi aspetto che l'ordine dei medici intervenga per dire delle cose chiare in materia di vaccini. Cioè, un medico che non si vaccina è come un professore di matematica che dice che il teorema di Pitagora è una cazzata. Allora, un professore di matematica che dice che non crede al teorema di Pitagora chiaramente insegnerà male la matematica ai nostri figli, ma questo è proprio un principio di base. Cioè, Bassetti lo ha ricordato, non è opinabile, cioè non è, dice, è un'opinione sulla... No, purtroppo, scusa, non è un'opinione, scusami, perché posso altrimenti, Dragoni, dovremmo dire che AIFA e EMA sono due, o la Food and Drug Administration, sono tre associazioni criminali che hanno messo in commercio, hanno autorizzato dei vaccini. Allora, siccome queste tre entità, AIFA, EMA e la Food and Drug, non sono tre organizzazioni criminali, hanno certificato che quei vaccini funzionano, quindi quei medici che non dicono ai loro pazienti di farsi vaccinare, sono medici che non credono nelle istituzioni alle quali fanno riferimento. Questo è il tema. Credono al ministro, non credono al servizio questo sanitario è il nazionale tema. Solo questo. Non credono alle istituzioni internazionali. E non credono alla scienza. Susanna, tra l'altro De Luca ha aggiunto nel suo ragionamento su questo punto: dobbiamo riconoscere la libertà di vaccinarsi. Questo è intollerabile, dice De Luca. In Italia c'è obbligo vaccinale per i bambini, altrimenti non possono andare a scuola, e questo per tutelare gli altri bambini. È un dovere civile. Dunque siamo in una situazione paradossale. I bambini sono obbligati.